l'affare Vannacci insegna che la cultura arcaica dell'Europa, che produceva guerre e bambini, persiste, ma in silenzio, perché la cultura assolutamente dominante è pacifista e sostiene ogni forma di espressione sessuale che non fa bambini. Il risultato è prevedibile. Il generale Vannacci evoca l'Europa arcaica, la quale faceva guerre e bambini, e il dinamismo dei conflitti fra questi staterelli europei è stato così grande che a sua volta ha generato un'esplosione di creatività artistica, scientifica e vaste ed elevate energie per conquistare il resto del mondo. Quando io sono nato, la mappa europea e del globo era dipinta di rosso per l'impero britannico. C'erano i colori per l'impero francese e quello portoghese in Africa, e persino gli spagnoli avevano colonie. Tutti i popoli europei avevano queste colonie che erano un'espressione dell'energia europea esplosiva che trascendeva l'Europa. Gli europei facevano molte guerre e per colpa delle guerre molti morivano. E così dopo la guerra le donne che amavano i guerrieri facevano bambini. Gli uomini amavano la guerra, le donne amavano i guerrieri e così l'Europa ha scalato le posizioni del globo, fino a diventare il principale player. Adesso tutta questa postura è finita e oggi leggo nella stampa italiana che anche il ministro Giorgetti spiega che con questa natalità nessun sistema di pensioni può reggere. E questa è aritmetica. Se non si fanno bambini, nessuno può mantenere i vecchi. La gente che ha condannato Vannacci deve spiegare come intenda procedere per garantire la sopravvivenza delle nazioni senza fare bambini. Dal momento che la cultura dominante oggi appoggia ogni forma di sessualità e la promuove con entusiasmo, tranne quella sessualità che produce bambini. Queste sono le semplici realtà che ha detto il generale Vannacci. Ora, anche se verrà condannato al rogo e bruciato pubblicamente a Roma, e magari sarà una grande attrazione turistica a novembre, quando c'è poco turismo, la realtà che lui ha evidenziato non si può cancellare. Sono molto sorpreso dell'azione intrapresa contro di lui, perché ho scoperto che il codice militare italiano è differente dagli altri codici e specificatamente permette agli ufficiali di esprimersi senza l'obbligo di chiedere autorizzazione. Ne segue che almeno per questo non potrà essere punito.